Questo apparecchio, che si chiama paradosso meccanico, mostra un effetto apparentemente contrario al senso comune. Si compone di due tavolette divergenti i cui lati superiori formano una sorta di binario in salita. All'estremità prossima alla parte più bassa del binario c'è un supporto da dove inizia l'esperimento. All'estremità più alta ci sono due arresti dove terminerà il movimento. L'elemento mobile dell'esperimento è costituito da due coni uniti per le basi, attraverso i cui vertici passa un asse. Il bicono viene posto sul supporto prossimo alla parte bassa del binario. Una leggerissima spinta fa cadere il bicono sul binario, che, ruotando, sale verso l'estremità più alta delle tavolette. Sembra proprio che riesca a percorrere la salita senza che gli sia stata fornita una spinta iniziale sufficiente. Riprendiamo l'esperimento da tutte le angolazioni e il nostro bicono continua ad andare tranquillamente in salita. Ma questo è impossibile. Proviamo quindi a svelare il trucco. Utilizziamo un listello allineato alla parte alta del binario. Notiamo subito che il punto di partenza del bicono è più alto del punto di arrivo. Nel più rigoroso rispetto della forza di gravità, il baricentro del bicono scende verso il basso e la sua salita, favorita dalle forme dei componenti, è solo apparente.